sono con Michele Mezza, giornalista di lunga esperienza, tra l'altro il creatore, l'ideatore di Rai News 24, infatti siamo nei pressi della Rai, vicino a Viale Mazzini, siamo in una piazzetta molto bella dopo una mattinata di pioggia e ci stiamo godendo l'aperitivo. Ci stiamo godendo l'aperitivo con davanti a noi un libro che si intitola Avevamo la Luna, Donzelli Editore, che è l'ultima produzione di autore di Michele Mezza. E a questo punto io gli faccio una domanda poliziesca. Dov'eri il 31 agosto del 1964? Beh, probabilmente stavo giocando a pallone perché avevo 11 anni e non mi curavo certo di quello che quel giorno accadde, che nel libro io lo assumo un po' come il confine ultimo del miracolo italiano. Quel giorno viene firmato l'atto di vendita, di svendita sarebbe meglio dire, della divisione elettronica dell'Olivetti alla General Electric, e l'Italia come comunità, prima ancora che come entità politica istituzionale, abdica ad ogni ambizione di competizione sul terreno economico, ma soprattutto di prefigurazione e di profezia sul terreno culturale e tecnologico. Quindi tu non eri un testimone in quel giorno e quindi hai raccolto le testimonianze che hai riportato nel libro a riproso a partire da questa data. Sì, io come dico non sono uno storico, per cui non mi misuro con fatti e dimensioni più grandi di me, faccio giornalista, mi occupo di questioni tecnologiche, e però il nodo che volevo un po' illuminare era cercare di capire dove si era persa la coda del drago, cioè dove il sistema culturale politico italiano ha perso di vista quel processo straordinario di innovazione che stava superando il modello fordista incentrato sulla fabbrica e stava delineando quello straordinario scenario che poi negli anni 80 e 90 abbiamo conosciuto come digitalizzazione. A mio parere il punto nero, il buco nero è proprio in quel triennio, nel cronotopo, lo definiamo, che va dal 62 al 64, in cui l'Italia tocca il suo punto massimo di fulgore tecnologico, i suoi grandi primati nel campo petrolifero con l'ENI, informatico con l'Olivetti, termonucleare con il CNEN, genetico con il laboratorio di Napoli, spaziale con l'Agenzia Spaziale di Broglio, e comincia a inabissarsi nella più assoluta mediocrità che la porta oggi a galleggiare in una tecnologia che non è sua. Quindi la Luna per noi, secondo la tua teoria, era il patrimonio tecnologico, ma anche culturale ovviamente, che l'Italia si era costruita dal piano Marshall in poi. Sì, diciamo che l'Italia aveva avuto un vantaggio, che aveva sfruttato straordinariamente, in maniera forse inconsapevole, cioè aveva recuperato quei fenomeni, quelle culture, quei processi, quegli atteggiamenti che aveva nella pancia, ma fin dal Rinascimento, sto pensando a tutta la fase delle repubbliche marinare, le città-state, Firenze, Machiavelli, noi in questi giorni celebriamo il 500° del principe, Pico della Mirandola. Pico della Mirandola, Giordano Bruno, cioè tutto quel pensiero italiano che cominciò a ragionare proprio sull'idea della circolazione a rete del sapere. E non è un caso che l'Italia colse subito, alla fine degli anni 50, grazie a quello straordinario profeta che fu Adriano Olivetti, come questa circolazione del sapere poteva diventare processo industriale, poteva diventare attività economica, poteva diventare produzione di una tecnologia che avrebbe cambiato il modo di produrre e di consumare di tutto il mondo.
E le ragioni che poni nel libro di questo The Fall italiano rispetto appunto alle tematiche tecnologiche, secondo te qual è stata la causa di questo? Ma io individuo, ovviamente cerco di tratteggiare varie cause, perché il fenomeno è molto complesso. Se ne devo individuare una, è quel fenomeno che io chiamo l'autismo dei riformatori, cioè che in Italia in quel momento brulicavano molti riformatori, ma non si parlavano fra di loro. Cioè, quello che rappresentava Mattei e quello che rappresentava Olivetti e quello che rappresentava ad esempio nel dibattito a sinistra Bruno Trentin, Lucio Magri, tutti quei teorici del neocapitalismo conflittuale che prendevano la parola nel convegno dell'Istituto Gramsci del 62 sul neocapitalismo, e quello che i programmatori cattolici elaboravano nei convegni di San Pellegrino, che doveva portare un centro-sinistra che poi si arenò, insomma tutte quelle suggestioni non si contaminavano l'un l'altro, non si usavano, ognuno rimase isolato nel suo specifico e venne soverchiato da quel partito della conservazione, della rendita, dell'immobilismo che allineava in tutti i campi politici, sia a destra che a sinistra. Direi che l'unico è stato appunto Olivetti, che ha cercato di creare una rete che ha chiamato comunità e che in qualche modo poneva l'azienda come uno degli attori culturali italiani. Beh sì, tu all'inizio citi la data del 31 agosto, c'è un'altra molto indicativa che è l'8 novembre del 59, in cui Adriano Olivetti presenta ufficialmente all'allora capo di Stato Giovanni Gronchi il primo elaboratore elettronico moderno, potremmo definire, l'ELEA 9001. E nel presentarlo, io nel libro recupero sia le immagini che soprattutto il testo di quel discorso, lui parla in maniera assolutamente profetica dell'informatica come di una tecnologia di libertà che avrebbe emancipato l'uomo dalla fatica del lavoro, ma soprattutto avrebbe dato un linguaggio alla creatività esponenziale delle comunità. Ecco, quello è il messaggio che poi, quella è la talpa che poi comincia a scavare sotto i nostri piedi e poi sbuca 25 anni dopo in California.